Ciao, sono Michele Ramazza. In questo breve video vorrei mostrarvi un piccolo trucco per sollevare la canoa e senza farsi male alla schiena. E vediamo ora quale può essere il sistema per fare meno fatica per sollevare la canoa. Prima cosa, appoggiamo la pagaia fuori, magari in un posto dove facilmente dopo possiamo recuperarla con un colpo di piede. E la tecnica sostanzialmente è quella di portare il fianco della canoa dal lato destro, ovviamente quello da cui voi volete caricare la canoa, e il ginocchio, la coscia va appoggiata in questo modo e va tenuta in questo modo, in modo tale che con un colpo o anche con due mani riusciamo ad appoggiare la barca sulla coscia. In questo modo la barca riesce a stare qui senza quasi fare forza sulla canoa. Ora da questa parte cerchiamo di raggiungere l'altra estremità della barca, da questo lato, ok, infilandoci magari una mano sotto. In questo modo possiamo, piegandoci, facilmente portarla in spalla. Dove va messa la canoa? Sui fianchi del sedile. Appoggiamo la spalla qua e cerchiamo di agganciare un punto interno con la mano destra. Cerchiamo di agganciare un punto interno alla canoa, come può essere il longarone centrale, dove possiamo ancorarla. Teniamo la punta bassa e leggermente aperta. Se questa è la nostra parte dritta, siamo davanti a noi, la canoa va tenuta sempre con la, diciamo, con la punta aperta, in modo tale che sia abbastanza comoda e caricata peso sulla spalla. Un altro trucco per sollevare la canoa è quello semplicemente di fare la stessa partenza, cioè appoggiare la barca qua sul lato, sulla gamba, e poi con la gamba 1, 2, 3 e gli si dà una specie di piccolo calcio per riuscire poi a raggiungerla davanti e a poter metterla sulla spalla facendo meno fatica. Spero che questi consigli vi siano serviti e vi invito a controllare il mio sito per trovare altri consigli del genere o tutorial sulla tecnica. Sito micheleramazza.com. Grazie e ciao!